Tra oggi e domani cominciamo a rivedere alcune delle cose che avete già visto a Scienze e li rivediamo nell'ottica di quello che è il nostro punto di vista, che è quello di dimensionare un componente. In generale avete visto che la meccanica dei materiali si occupa del comportamento di corpi solidi sottoposti a nozioni di forze e movimenti, per cui avete visto a Scienze che avevate delle forze, calcolavate le reazioni vincolari. Qui scendiamo più in dettaglio, vediamo quali sono sul componente che stiamo considerando gli effetti di queste forze e verifichiamo se queste forze possono rompere o meno quel componente che stiamo considerando. Mi sentirete parlare in seguito di elementi, componenti, sistemi. Per farvi un esempio molto semplice, tutto questo, il sistema per molla, ammortizzatore, albero, e quello è un sistema. Questo sistema è fatto di più componenti, la molla, l'ammortizzatore, il braccio di sospensione, l'albero trasversale, quelli sono i componenti. Quando vado a fare l'analisi su un elemento intendo dire che questo qui, avendo per esempio, supponete di avere soltanto un momento flettente, per dire, fare un esempio pratico che voi conoscete e che avete visto a Scienze, cioè quello avrà un punto critico dove il carico è massimo, se regge lì, regge da tutte le altre parti, l'elemento sarà l'analisi di quella zona, di quel componente. Per cui quando mi sentite parlare di componente parlerò di uno di questi pezzi, tutto insieme forma il sistema di componenti. Ovviamente ci saranno, come dicevo prima, varie tipologie di rotture. Ne analizzeremo alcune, altre li vedrete nei corsi successivi, per chi di voi proseguirà, e andremo volta per volta a definire quali sono le metodologie per progettare questi componenti tali che siano in grado di resistere ai carichi applicati. Questo credo che l'abbiate già visto a Scienze, ve lo ripeto come dicevo, quindi rivediamo alcuni dei concetti che avete visto. Un generico stato di sforzo che sia triassiale su un componente può comunque essere scomposto in una serie di sforzi di tipo semplice: un carico assiale di trazione e compressione, un carico di taglio, un momento flettente, un momento torcente. Ovviamente eventualmente la flessione può essere su piani diversi, su più piani, può essere una flessione su due piani, su tre piani, come sia. Andrà volta per volta identificata. Voi avete già visto come si trattano queste Scienze, vediamo quali informazioni noi utilizzeremo da queste stati di sforzo. Vediamo lo stato di sforzo di trazione e compressione. In realtà voi a Scienza avete sempre operato sotto l'ipotesi San Venante, per cui quando avete trattato queste cose siete andati sempre a individuare sezioni lontane dai punti di ancoraggio e quindi dall'applicazione delle forze, e avete analizzato lo stato di sforzo in una sezione generica. Avete supposto il componente come tante singole fibre, la singola fibra era soggetta allo sforzo elementare sigma e la F totale era la sommatoria di tutte le sigma agenti normalmente a quella sezione. Quindi sto ripetendo cose che voi avete già visto. Per cui questo è lo stato di tensione uniassiale su generico elementino. Non so se l'avete chiamato concio elementare, non so come l'ha chiamato Luciano, ma sul generico elementino agisce uno sforzo di trazione, o viceversa, se la F fosse stata di compressione, sia questa una sigma di compressione, una pressione fondamentalmente. E quindi questo è quello che, queste figure sono quello che rappresentano lo stato di tensione uniassiale. Avete, mi immagino, anche visto che
questo sforzo, sempre nell'ipotesi sonvenante, sempre lontano dai punti di applicazione delle forze, è lineare, per cui è costante sulla sezione, per cui l'unità di misura dello sforzo l'avete vista nel megapascal. Ci tengo a riportarvi le unità di misura perché spesso da un'analisi dimensionale potete capire se avete sbagliato oppure no nei conti. E quindi, dicevo, nell'ipotesi sonvenante, qui avete questo tipo di distribuzione. Nella realtà, spero che abbiate visto anche questo, se io mi pongo in una sezione che non è perfettamente normale, la sigma non sarà più quella. Vedremo poi insieme tra poco come varia. Quello che so è che sempre lo sforzo normale è dato dalla forza normale in isolare, cioè dalla componente normale alla sezione. Se io considero questa sezione, devo considerare la componente normale di F, la componente dell'area che ho considerato, e quello mi darà lo sforzo normale a quella sezione. Nel caso uniassiale avete visto anche questa in campo lineare elastico per la legge di Hooke, quindi la sigma uguale ad epsilon per E, dove E rappresenta la rigidezza del materiale, e la epsilon l'avete individuata e l'avete misurata nelle prove di trazione come delta L su L, cioè l'allungamento della trave sottoposta a trazione diviso la lunghezza originaria dell'area di misura, ovviamente. Nella realtà, però, quando voi fate una prova di trazione, qui il provino non è a norma, ma fu disegnato in questo modo per farvi capire. Se io per esempio lo tiro con dei perni, lo metto lì dei perni, tiro i perni, nell'area dove ci sono gli anelli, i fori e i perni, la distribuzione della tensione non è uniassiale, è uniassiale lontano dai punti dell'afferraggio che sto considerando. Lì sì che uniassiale posso ragionare in termini di trazione uniassiale. Quello che si verifica quando io applico, quindi scelta la zona di misura che è lontana dagli afferraggi per avere una zona di sigma uniassiale, questa è la mia base di misura L0, avete visto voi gli estensimetri, vi ho fatto vedere, presumo Jacobiello, come si mettono gli estensimetri, non so se avete fatto un po' di laboratorio, ma comunque vi ho fatto vedere una prova di trazione. Gli estensimetri che vengono posizionati sul provino hanno una certa area di misura di lunghezza iniziale. Quando io tiro, questo spazio si allunga, il delta L su L mi dà la deformazione di quel componente. Parallelamente all'allungamento del componente io ho anche una riduzione di diametro. Quindi, oltre alla deformazione uniassiale lungo l'asse in cui sto tirando, avrò anche una deformazione di tipo trasversale con una riduzione di diametro. Qui sotto vedete citate le normative dove potrete trovare informazioni al riguardo, in particolare questa è l'American Standard Testing Materials ed è la prova di trazione. Con queste notazioni, cioè con 0 area iniziale, area corrente, L0 lunghezza iniziale e L lunghezza finale, analogamente per il diametro, possiamo scrivere quelle che sono le relazioni fondamentali del carico di tensione. In particolare, la sigma è data dalla forza diviso l'area, questo lo sapete già. La deformazione longitudinale è data da delta L su L, la deformazione trasversale è data dalla variazione di diametro, attenzione, d piccolo è minore di d piccolo con 0, quindi significa che qui ci viene un meno davanti quando fatico, perché una riduzione di diametro, la contrazione, quindi è negativa, assume segno negativo. Questo vi porta poi a definire quello che è il coefficiente di Poisson, che è il rapporto tra le due deformazioni, tra quella longitudinale e quella trasversale. Avete visto, spero, che per gli acciai con valore compreso il campo lineare elastico tra 0,28 e 0,34, ho messo un valore minimo, un valore massimo, se il materiale diventa, state andando a guardare la parte di curva elastoplastica,
questo coefficiente di passare più alto può raggiungere anche valore di 0,5. E questo dipende dal fatto che il materiale tende a conservare il volume che avevo originariamente quando io comincio a tirarlo. Sto ripetendo quello che avete visto prima. Questo è lo stato di sollecitazione, questo è lo stato di deformazione, questa è la risposta elastica del materiale. La epsilon è uguale a delta L su L, delta L lo posso scrivere in questo modo, la epsilon è uguale a sigma su E, ma sigma è uguale ad F su A, sostituisco il tutto e trovo quella che è la risposta elastica, la legge costitutiva. Chiaro? Avete già visto, spero, queste cose, eh? Che succede se io invece considero una sezione diversa da quella normale all'applicazione del carico? Se io considero una sezione diversa da quella all'applicazione del carico, mi compare accanto alla sigma, su questa generica sezione, questa è la sezione sulla quale agisce la F. Se io considero una sezione inclinata in un certo angolo alfa, troverò che su quella sezione inclinata di angolo alfa agiscono due tensioni elementari. Una sigma normale, un carico di tensione normale, e una tau, un carico di tensione tangenziale alla sezione. Credo che anche questo abbiate visto a Scienze. Se voi vi mettete per esempio su una sezione di 45 gradi, è quella in cui avete la tau massima. Avete visto o no? Allora, se fate alcune considerazioni geometriche, ho indicato l'angolo con cui ho scelto la sezione con alfa, la sezione originale era la A, la nuova indicata con A con 1, io so che la sigma x, cioè quella in direzione longitudinale, è il carico P applicato diviso l'area. L'area A con 1 la posso scrivere in funzione del coseno, il carico normale sarà uguale alla componente, con n ho indicato la componente normale di P e con V ho indicato la componente tangenziale di P. Quindi n e V sono le componenti di P, un agente normale alla sezione A con 1 e un agente tangenziale alla sezione A con 1. Ok? Quindi n è uguale a P coseno di alfa e V è uguale a P seno di alfa. Quindi se io riscrivo questa, la sigma con n sarà uguale ad n diviso con 1, ma n è uguale a P coseno di alfa diviso A con 1 è uguale ad A per coseno di alfa, vedete? In realtà qui c'è un piccolo errore, eh? Sì, è perché è A diviso coseno di alfa, quindi è giusto così, scusate. Quindi, se vado a fare i conti, posso scrivere questa espressione qui. Posso? Analogamente per V, in cui viene fuori l'espressione che vedete lì, che potete scrivere. Questo significa che queste qua sono le due espressioni della sigma normale alla sezione A con 1 che io ho scelto e della tau tangenziale alla sezione che io ho scelto. Al variare di alfa, come variano questi valori? Se io ci metto alfa 0, che succede? Alfa 0 significa A uguale ad A con 1. Il coseno di alfa di 2 alfa quanto vale? Il coseno di 0 quanto vale? 1. 1 e 1 fa 2, giusto? 2 e 2 si semplificano, la sigma con n è effettivamente la sigma uniassiale che sto cercando. La tau quanto vale? 0. Non ho tensione tangenziale se vado a guardare la sezione normale alla forza F.
Perché vi dicevo che il massimo ce l'ho a 45 gradi? Quanto vale il coseno di 45 gradi? E il coseno di 90? Perché qui c'è un 2 davanti. Il coseno di 90 è 0. E quindi la sigma diventa la metà, vedete? La sigma normale, se questo è 0, diventa la metà di quella longitudinale, di quell'assiale iniziale. Questa invece diventa la metà di quella. Quindi la tau massima io ce l'ho se considero una sezione a 45 gradi rispetto alla forza F di tensione applicata. L'andamento lo potete vedere in questi grafici. La mia sigma avrà i valori minimi a più o meno 90 gradi. È un massimo a 0 gradi, la tau invece viceversa avrà 0 a 0 gradi e valori massimi per alfa più o meno 45 gradi, che sono, ripeto, l'inclinazione della sezione rispetto alla direzione di applicazione di carico F. Chiaro? Qui la cosa viene ripetuta in maniera un po' più chiara. Quindi la tau massima ce l'ho per alfa pari a 45 gradi ed è proprio pari alla sigma mezzi. Questo ha consentito poi di definire, e anche questo credo l'abbia rivista Scienze, se non è così ditemelo, un modulo di elasticità trasversale che è funzione del modulo di Young, che dipende dal coefficiente di Poisson e dal modulo di Young, e che fondamentalmente è dato dal rapporto tra tau e gamma. Guardate che qui è usato lo stesso simbolo, in realtà non è lo stesso simbolo, c'è un piccolo errore sulla slide. Questo qui è un angolo, questo invece è il coefficiente di Poisson. Chiaro? C'è un piccolo errore che non avevo. Ok. Altra cosa è il discorso degli sforzi universali termici. Non so se avete visto qualcosa al riguardo, ma ci sono due condizioni. Voi sapete, perché questo l'avete visto, che qualunque materiale, soprattutto l'acciaio per esempio, se viene riscaldato è soggetto a dilatazione termica, quindi se considerato una tavola di acciaio, il motivo per cui ci sono i giunti sui conci, sottoposto a variazioni di temperatura si può allungare o accorciare, quindi varia. Se è libero di allungarsi o accorciarsi mi cambia soltanto la epsilon, ma se per esempio la tavola è incastrata e io la riscaldo e quella tenderebbe ad allungarsi, in realtà nascono delle tensioni sigma di compressione sulla tavola. Quindi quando progettate elementi che lavorano in temperatura, accanto alle deformazioni dovute da carico applicato, dovete considerare eventuali variazioni legate all'aspetto termico. Per cui, come vedete qui, la mia deformazione è espressa da due termini: una deformazione elastica calcolata secondo la legge di Hooke, data quindi da sigma diviso E, e invece una deformazione data da coefficiente di dilatazione termica del materiale per il delta T di temperatura. Questo ovviamente quando il delta T ha una certa consistenza, perché questo è un numero piccolo, considerato questo fatto, il delta T deve avere significativa variazione. Vi ricordo, queste sono cose che avete visto sempre a Scienze, quali sono le strutture isostatiche e iperstatiche. Avete visto, per la cosa più importante, come si ricavano le reazioni vincolari, e avete visto anche, credo che abbiate usato il metodo di spostamenti. Che metodo avete usato?
spostamenti e forze, avete imparato tutti e due. Quindi sapete come vanno trattate sia le strutture isostatiche che le iperstatiche. Nel caso di iperstatiche, come ad esempio il discorso della temperatura che vi facevo prima, possono nascere delle tensioni interne. Altra questione importante che vedremo in dettaglio in seguito sono gli sforzi di taglio. Adesso vi farò vedere perché è importante nella progettazione della sforzi di taglio. In generale, la sigma normale a quel vento che abbiamo considerato produce variazioni di volume, allo sforzo di taglio in genere sono associate le variazioni di forma. Perché lì il volume, qui il volume è rimasto lo stesso, è cambiata la forma del cubetto. Questo è un esempio di sforzo di taglio. Queste, diciamo, si verificano quando le forze esterne che vengono applicate tendono a far scorrere i componenti l'uno sull'altro. Questo è un esempio tipico. Supponete queste due piastre saldate, li sottoponete a compressione o trazione, quelle hanno un vincolo in questa zona, il carico applicato tenderebbe a farle scorrere, il vincolo impedisce lo scorrimento, quindi lì nascono delle tensioni, che sono tensioni di taglio. Dov'è che si vede molto? Facciamo un esempio pratico. Un esempio è quello della rottura dei bulloni per taglio. In generale i bulloni possono rompere per due motivi: o perché si strappa la testa per carichi normali, oppure vengono rotti per taglio. Qui io ho due pezzi, uno e due, e sono tenuti insieme da questo bullone. Questo componente viene tirato in quel senso, questo componente viene tirato in questo senso. Qui su questa sezione nasce uno sforzo di taglio che come valore medio si può assumere il rapporto tra il carico applicato e l'area su cui questo carico agisce. Nella realtà, se andate a considerare un qualunque libro di testo di scienze o di costruzione di macchine, vedrete che poi ci sono per una serie di sezioni calcolati i tau effettivi in funzione dell'area che io vado a considerare. Esempi di sforzi di taglio su componenti meccanici sono facilmente individuabili in letteratura. Questi sono i casi classici che potete considerare. Gli sforzi sono legati al fatto che magari qui, per esempio, se io tiro questo da questo lato, in questo caso le forze agiscono in questo senso, la forza 2 agisce in quell'altro senso, per cui l'area su cui agisce la forza di taglio è questa, è quello che mi dà. Nel calcolo quello che vado a considerare è, considerato il bullone tagliato, l'area che vado a considerare è questa, e quindi quello mi dà qual è il taglio medio. Altri esempi che potete vedere sono riportati in queste figure. La forza di taglio qui è indicata con V, come vedete. Voi avete visto, voi quando tagliavate la trave per fare i calcoli inserivate uno sforzo di taglio per fare le tiglie, quindi sapete benissimo di cosa stiamo parlando. L'esempio più classico è questo, in cui uno sforzo di taglio medio può portare alla rottura del bullone. Il caso tipico sono i bulloni delle ruote del lì hanno anche problemi di serraggio, no? Qui potrebbe rompersi la testa perché è stata serrata male, ma questo è uno dei casi tipici, per esempio, per cui quando andremo a parlare dei bulloni adopereremo molto le formule legate al taglio degli elementi. Vedete? Bulloni, linguette, sapete cosa sono le linguette? È uno dei componenti che studieremo, è quello che serve per trasmettere il moto dal mozzo all'albero. Le spine, rivetti, saldature, incollaggi sono tutti soggetti a sforzo di taglio. Ovviamente io qui ho riportato un valore medio, nella realtà se voi andate, io questo l'ho preso dallo Scile e me lo trovate su qualunque libro di testo, in funzione della sezione che voi state considerando avrete un valore di taglio massimo che va considerato. Sulla base
di questi valori andrete a individuare qual è se il vostro tau massimo è maggiore o minore del tau limite che viene fuori dal materiale che avete utilizzato per studiare questo comportamento. Questo poi lo vedremo più in dettaglio insieme. Qui c'è un piccolo esempio che vi propongo di fare, poi nel caso lo rivedremo più tardi nell'esercitazione, in cui c'è un componente che è legato, che è cavo, questo è cavo, vedete questa è la sezione, quindi è cavo, è fermato da un perno e quindi si vuole andare a considerare quello che è lo sforzo di taglio sul bulone di ancoraggio. Direi di fare un